Raketanı kuşkan, tamasalarla varacaklar mı? Raketan, bugün hiç ama iyi etmiş ama. Siamo saliti su un razzo praticamente e siamo arrivati fino in Kazakistan. Come si raggiunge il Kazakistan? Allora, io sono Claudio Esposito, il produttore, insieme ad Andrea Gori e Andrea Solini, regista del film. Di base, per raggiungere il cosmodromo di Baikonur esiste solo una modalità, che è quella che seguono tutti i giornalisti che vanno nella base di lancio in occasione dei lanci degli astronauti. Partendo da Mosca e prendendo un aereo militare che tiene lì per 48 ore tutti i membri delle troupe giornalistiche e si è guidati all'interno del cosmodromo, si vedono le parti che Roscosmos mette a disposizione e poi si torna subito indietro. Invece ovviamente noi abbiamo avuto da lavorare tantissimo proprio per la logistica delle riprese e siamo arrivati nel cosmodromo via terra, per cui abbiamo seguito tutto un percorso arrivando alla città più vicina, che è Kisilorda, e entrando nel cosmodromo via terra, per cui adesso magari Andrea, perché è stato uno sforzo produttivo importante organizzare le riprese di questo film e quindi ci tenevo a rispondere. Ma no, niente, semplicemente abbiamo intanto è stato fondamentale l'apporto di Vlad Kerkovic, che è il producer del film, che ci ha fatto da guida e anche da traduttore, perché è una zona in cui l'inglese non è molto praticato. E una volta arrivati a Kisilorda abbiamo noleggiato un'auto che poteva andare anche nella steppa, quindi una jeep, perché ovviamente per raggiungere alcuni villaggi è necessario fare questo tipo di viaggio, anche un po' fuori dalle strade principali. E quindi ci siamo mossi per tutto il tempo con un troupe di 5 persone in questa macchina e abbiamo raggiunto i posti che ci interessavano, insomma. Andrea, ho letto da qualche parte sulla rete che questo progetto non nasce come un progetto documentario. Doveva essere qualcosa di diverso, doveva essere un film completamente narrativo. Che cosa è successo? Qual è stata la scintilla che poi ha permesso di creare quest'altra dimensione, molto sospesa, surreale e nello stesso tempo reale in quanto documentario? Sì, noi inizialmente volevamo fare un film su Laika, quindi la cagnetta che è stata lanciata da Baikonur negli anni 50, primo essere vivente ad essere lanciato nello spazio.
E, bah, semplicemente per ogni film di finzione c'è, cioè, ovviamente su un fatto storico c'è, cioè, ovviamente una fase di ricerca molto precisa, insomma, per cercare di essere il più accurati possibile e ricostruire la situazione nel modo più accurato possibile. E diciamo, in questa fase di ricerca abbiamo scoperto la realtà del cosmodromo oggi e soprattutto il contrasto con il mondo che è il Kazakistan oggi, e la vita nella steppa, insomma, ai margini del cosmodromo. E quindi l'idea di questa cattedrale nel deserto, enclave russa all'interno di un luogo molto diverso da quello che è anche la cultura russa, perché c'è un incontro fra due culture molto diverse, che anche durante l'Unione Sovietica insomma è rimasto abbastanza isolato, essendo un territorio così vasto, ci è sembrato più interessante della storia che stavamo scrivendo, e quindi l'idea di fare un viaggio e quindi raccontare come se noi fossimo in un certo senso degli alieni sbarcati in un altro mondo, quindi senza l'intento didattico ma con un intento più emotivo, insomma, di condividere questa esperienza e di raccontarla anche con degli occhi meravigliati, non degli occhi esperti. Questa è stata un po' la cosa che ci ha spinto a fare il film. Ma nel momento... in una fase documentaria, non so se ho risposto. Sì, 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 perché di fatto, poi parlavamo prima al bar, però, un po' di alcuni riferimenti che potevano esserci nel tuo cinema. Herzog sicuramente lo inserirei come un possibile modello. Comunque mi ha richiamato moltissimo l'idea del documentario fantascientifico alla Herzog, di The Blue Wild Yonder, insomma un modo di vedere il mondo in maniera così spaesata da far pensare che si è fatto un viaggio interstellare, si è arrivati in un altro pianeta dove ci sono delle strane creature che parlano strane lingue, certo, coabitano, no? Il massimo della tecnologia, certo. Un po' è quello, quindi. A voler continuare a fare anche fantascienza, quindi... Assolutamente, io sono un grande appassionato di fantascienza, ovviamente amando i documentari, non posso che non amare Herzog, che anche, insomma, tantissimi altri documentaristi, come Ben Rivers o come Errol Morris. Sicuramente... questo tipo di documentario racconta un viaggio che non è soltanto di fatti e di situazioni per forza legate a un aspetto del mondo, come può essere semplicemente anche sociale o politico, ma c'è un elemento anche di viaggio immaginario all'interno di questa cosa, e quindi è la descrizione anche di un fantasticare su questo luogo prima del viaggio. Cioè, il viaggio è stata una concretizzazione anche di una fantasia, e quindi è un paesaggio che è sia fattuale, reale, che un paesaggio anche interiore o immaginario, in un certo senso. Quindi il film non ha la pretesa di essere un film, non so come dire, che racconta una realtà oggettiva, ma è molto... molto frutto anche di fantasia. Ma nel momento in cui hai dovuto poi mettere in immagine quei paesaggi e quelle realtà, chi ti sei ispirato poi? Allora, cioè, come vi siete posti nei confronti di quella realtà che comunque oggettivamente era davanti a voi? Cioè... Siccome è ovvio che nonostante ci fosse una sceneggiatura molto scritta e quindi comunque dei punti molto precisi che noi volevamo affrontare, è ovvio che il viaggio sarebbe stato un viaggio nell'ignoto, e quindi con il direttore della fotografia in particolare, ma anche già in fase di sceneggiatura, abbiamo cercato, per non essere vaghi, no? E per non attaccarsi semplicemente a quello che incontri, abbiamo cercato di dare al film una certa impostazione, comunque un linguaggio abbastanza preciso, e questo è venuto più dalla fotografia, più dalla diciamo dello studio del lavoro di certi fotografi, piuttosto che dal cinema documentario. Cioè, io ad esempio non avevo mai fatto un documentario prima di allora, ho studiato, insomma, più il cinema di finzione che il documentario,
E quindi con il direttore della fotografia abbiamo studiato molte immagini. Un libro è stato Space Project, che è un libro di un fotografo francese che si chiama Vincent Fournier, però anche molto la fotografia di Luigi Ghirri, per esempio, che non so come dire, che ha un modo di tirare fuori una metafisica anche dalla quotidianità. E da oggetti, diciamo, che non sono immediatamente drammatici o narrativi, e quindi questa è stata un po' un'ispirazione, sicuramente. Andiamo a sentire pubblico. Io volevo chiedere qualcosa sulla colonna sonora. No, l'ho trovata perfetta la colonna sonora per queste immagini, soprattutto la parte finale è eccezionale. Riesce a rendere la scena come maestosa eppure misteriosa, molto bella. Sì. Come l'avete scovata? Allora, la... Con il musicista abbiamo lavorato in una maniera, diciamo, non classica, non ortodossa, nel senso che proprio perché, come dicevo, abbiamo molto fantasticato su questo luogo e sulle cose che avremmo incontrato. Il musicista ha composto la musica prima delle riprese del film, cioè poi in realtà ha composto una traccia base, che era un pezzo drone molto lungo, quasi di 40 minuti. E quindi questa cosa noi l'abbiamo anche ascoltata durante le riprese. Forse anche un po' per ricordare, perché ovviamente un film è un procedimento molto lungo, dalla scrittura poi alla fase di riprese passa molto tempo, e invece questa musica era come anche un modo per ricordare le emozioni iniziali che noi avevamo sentito e che ci avevano portato poi a fare questo viaggio. Quindi è andata in questo modo. Lui ha composto questo pezzo molto lungo, che ovviamente non sarebbe mai potuto entrare nella sua interezza nel film. Questa cosa ha in qualche modo influenzato a volte uno stato d'animo anche sulle riprese, o comunque ci ha fatto dai promemoria, no? Cioè, come ha ricordato le sensazioni che stavamo cercando. Poi nella seconda fase, dopo il montaggio, anche se il musicista ogni tanto è venuto anche al montaggio, ha visto un po' quello che facevamo, quindi è stato un po' un procedimento ibrido. Il montaggio scena è stato anche un montaggio suono, in un certo senso, fuso insieme. Lui poi ha... noi abbiamo insieme capito quali erano i punti di questa sua base, diciamo, musicale, interessanti, e che poi si erano in qualche modo concretizzati nel film. E poi li ha ovviamente riregistrati e ha inserito, insomma, ulteriori suoni. In questo senso lui è stato anche molto fondamentale nel sound design proprio del film, non solo in quanto colonna sonora, ma diciamo che questa sonorità un po' appunto drone, comunque... questo tipo di musica era come se raccontasse un po' quello che è impossibile vedere in una semplice immagine con dei semplici suoni reali. Quindi anche il suono del film spesso usa degli ambienti che non sono stati composti sul luogo, cioè c'è molta presa diretta, c'è sempre presa diretta, però ci sono anche dei suoni aggiunti, insomma, elaborati per cercare di dare la sensazione che anche nella steppa e anche nel deserto, insomma, anche in tutta la prima parte del film ci fosse già la presenza di questo luogo spaziale, diciamo, in tutte le sue accezioni, insomma. Quindi comunque un suono di elettricità è sempre abbastanza presente, anche in luoghi in cui non c'è niente, insomma, non c'è elettricità, ma c'è anzi semplicemente un territorio o un'architettura anche vecchia e decadente. È un lavoro che lavora molto sull'aspetto percettivo, mi sembra questo, no? Creare quasi un ambiente sensoriale per essere fruibile proprio quel paesaggio e quell'ambiente così come lo avete percepito, vissuto voi, anche in modo alterato. Certo, assolutamente.
Come appunto dicevo prima, non è un film didattico, non vuole insegnare a nessuno come è Kazakistan, solo una persona che nasce e vive lì lo può sapere, insomma, questo è il nostro punto di vista, filtrato anche appunto da un immaginario cinematografico, insomma, dall'amore per la fantascienza e anche per la ricerca di una empatia interiore con un territorio di questo tipo, senza intenti, anche, non so come dire, no. Sì, certo. No, io volevo solo dire che la colonna sonora è disponibile su Spotify, se la volete ascoltare, ed è di Carlo Purpura, quindi l'abbiamo poi distribuita anche. Approfitto che è il microfono dei due produttori, che significa produrre un film così? È un lavoro, diciamo, dirlo difficile, comunque, no, a livello di poi distributivo, a livello economico, è follia. Perché si fa? Non ha senso, cioè, obiettivamente creare un prodotto del genere non ha senso. Però se si pensa di come dire, voler sviluppare una linea editoriale per le nostre società e fare un cinema veramente indipendente, non convenzionale, e poi avere un pubblico, perché in realtà esiste un pubblico, certo, di nicchia, certo, piccolo, è difficile da scovare, devi andare a trovare uno a uno veramente, certo, certo. Però c'è un modo diverso di fare cinema e le persone lo apprezzano, quindi c'è una possibilità. È complesso, è veramente difficile, nonostante noi tendiamo anche a, come dire, provare a mettere dentro il Ministero, Rai Cinema, certo, è ancora più difficile in realtà. Però come politica nostra, cioè, lo riteniamo necessario, cioè il nostro modo da spettatori di vedere cinema e quindi di cercare di avere un'idea autoriale di produrlo, questo è quello che riusciamo a fare. Cioè. Molto bravi. C'è una domanda in fondo. Francesco, sì, a metà circa del film c'è una scena di ripresa del cielo stellato, poi la sequenza dopo un cielo stellato ancora più luminoso, ma la testa è un cielo stellato irreale. Che cos'è? Cioè, non è possibile così luminoso, cioè, anche se chiaramente il deserto amplifica la luminosità, ma non avete fatto qualche cosa. Allora, l'immagine del cielo stellato che si vede è una fotografia che abbiamo fatto noi lì in Kazakistan, appunto a un inquinamento luminoso minimo, insomma, in mezzo alla steppa, solo che ovviamente è impossibile riprenderla in movimento, insomma, per quello che hai detto, insomma, ovviamente ci sarebbe una grana eccessiva. E quindi sono semplicemente delle fotografie che noi abbiamo prodotto sul luogo e abbiamo semplicemente, grazie anche a un apporto minimo di VFX, dato come un po' di brillantezza alle stelle, insomma, per fare finta che non sia una foto. E noi queste stelle sono piaciute così tanto che le abbiamo messe anche come fondo della nostra locandina. Invece quella completamente finta a cui tu facevi riferimento è un modellino che noi abbiamo trovato all'interno del Museo dello Spazio, Baikonur, e che quindi rappresenta il Sistema Solare. Ma è ovviamente, insomma, in tutta quella sequenza, insomma, si raccontano questi luoghi reali, però attraverso dei modelli, quindi, insomma, c'è tutta questa sequenza e abbiamo anche inserito questo rimando, insomma, al vero cielo stellato, ma insomma, ricostruito all'interno di questo modello. Prego. Domanda sulla scena gru, climax del film. Questo decollo che sta per avvenire, i ponti si sganciano, i motori si accendono, il razzo parte e in una scena, una scelta, penso, artistica che interessante e anche un po' frustrante, la telecamera non segue il razzo e il razzo sparisce, io un po' dentro soffro, però immagino ci sia una scelta e Allora, intanto devo fare una premessa, cioè noi avevamo due camere per riprendere questa scena, solo che è diventato subito evidente che a quelle temperature, cioè intorno a meno 20 gradi, la seconda camera non poteva funzionare perché le batterie si scaricavano molto molto velocemente. E quindi, appunto, avendo capito questo ovviamente a suo tempo, con il direttore della fotografia abbiamo discusso tantissimo di questa cosa.
che tu dici, però in qualche modo noi volevamo riprendere la partenza del razzo in un modo che in nessun modo assomigliasse alle riprese giornalistiche della ripresa di un razzo, e poi anche da un punto di vista di sceneggiatura volevamo in questo momento riportare come tutto a terra, perché comunque in questo film il nostro intento era quello di evocare lo spazio esterno, insomma, e tutto il mondo legato allo spazio, ma è veramente difficile trovare un'immagine soddisfacente senza effetti speciali, insomma, comunque in un linguaggio come il documentario, che fosse che si sposasse un po' con tutta la narrazione del film. Quindi abbiamo deciso di restare sul fumo, che poi diventa una nuvola, in un certo senso, nel cielo. E quindi ci sembrava che riprendere il razzo che andasse su, certo, forse sarebbe stato meno frustrante da certi punti di vista, però sarebbe stato in qualche modo slegato un po' a quello che avevamo costruito dall'inizio. E quindi è stata una scelta anche sofferta, perché ovviamente era molto bello da vedere, insomma. Cioè, noi l'abbiamo visto dal film, quindi abbiamo detto se avessimo avuto un'altra camera magari avremmo potuto giocare con un montaggio di questa cosa, cioè tenere entrambe le cose, così. Invece poi alla fine si vede la scia nel cielo, che insomma, dopo un po' che l'immagine era rimasta fissa su questo, semplicemente siamo andati su a cercare, insomma, questa immagine per proprio, insomma, ci sembrava che se non avremmo perso qualcosa di bello, però insomma, questo, se avessimo avuto, insomma, 25 punti macchina, sarebbe stato, insomma, probabilmente sarebbe stato meno frustrante la scena, però siccome tutto il film è costruito in maniera un po' minimale, insomma, ci sembrava di stare con un terra, no? Sì, sì, la scena è perfetta così. Sì, sì. Alla scena successiva, poi tra l'altro voi appunto siete a terra, perché c'è un interno, una scala, e attraverso un arco si vedono, esatto, le nuvole. Lì siamo? Allora, lì non siamo all'interno del cosmodromo, in realtà è una scena che abbiamo girato molto prima. Siamo all'interno del mausoleo che si vede alla fine, quindi è veramente il luogo su cui poi finisce il film. Quindi, insomma, questo. L'idea che volevamo suggerire è semplicemente che questa scia, insomma, del razzo poi diventa semplicemente un pezzo di cielo, insomma. La reazione della gente che abita rispetto a questa. A noi che riprendiamo. Sì. Ma devo dire, è stato tutto molto semplice. All'inizio c'era un po' di diffidenza e la prima cosa che ci chiedevano era: siete americani? Però poi appena vedevano che eravamo italiani, in qualche modo ci volevano molto bene, ci sentivano molto vicini. Insomma. E no, comunque, a parte questo, ci sono un paio di personaggi che avevano una certa una difficoltà con la macchina da presa, perché come si vede nel film, insomma, io volevo un'impostazione abbastanza stilizzata, non è un tipo di film, anche come tempi produttivi, che non c'era proprio il tempo di raccontare singole storie, sarebbe dovuto essere un film con un protagonista. Quindi alcuni personaggi all'inizio avevano un po' di difficoltà, così, e quindi sono stati in un certo senso diretti, cioè sono proprio, c'è quasi proprio una direzione, come si fa con un attore, un professionista, anche per cercare di farli essere un po' sullo stesso piano, no? Che nessuno prevalesse sugli altri, perché insomma era parte dell'idea narrativa. È stato abbastanza facile avere a che fare con queste persone, insomma. Devo dire, un posto molto ospitale, molto tranquillo, molto povero e molto, molto disagiato, però è un luogo molto in cui ci sono singole comunità molto isolate, molto, molto rilassate, diciamo, le persone, devo dire. Dicevi, anche i responsabili della base inizialmente erano un po' diffidenti, poi anche loro si sono dimostrati comunque. Assolutamente, questa è stata soprattutto opera del produttore Usso, con cui io ovviamente parlavo moltissimo prima di ogni incontro, e insomma, secondo me la cosa importante è stata spiegare veramente quello che stavamo cercando, insomma,
stavamo cercando comunque una narrazione, cioè io ho proprio spiegato il fatto, l'intento del film, insomma, che non era un'inchiesta sul luogo, non c'era un intento, insomma, di andare come a scovare chissà cosa, era più così visivo, insomma, un racconto quasi di atmosfera, e questa cosa è stata molto capita, devo dire, dalle persone, anche dalle persone del luogo, e anche apprezzata. Si sono sentiti anche orgogliosi, insomma, del fatto che noi volessimo fare un film di questo tipo, insomma, non... Però la diffidenza all'inizio c'è stata, ovviamente. È stato proiettato subito dopo in quelle sale, oppure... No, purtroppo no, perché il film ancora non ha una distribuzione internazionale, e quindi, cioè, siamo stati in dei festival internazionali, a Vancouver, a Madrid, a Rio de Janeiro, però non in Kazakistan e non in Russia ancora, però insomma il nostro obiettivo è farlo vedere a un pubblico che sa se di cui si parla. Sì, organizzare una proiezione proprio lì, magari no? Nel centro, a ridosso del centro, magari all'aperto, assolutamente, questo sarebbe il massimo, insomma, ci stiamo lavorando. Sì. Se non ci sono altre domande possiamo chiudere l'incontro con Andrea e con i produttori. Grazie a voi. Grazie.